Ecco, buonasera, saluto il dottor Mauro Nequirito che è qui presente per il secondo appuntamento del ciclo Regole e Organizzazione dei Territori Montani. La volta scorsa il dottor Nequirito ha affrontato il tema degli statuti delle comunità rurali, le carte di regola, ha spiegato il significato proprio del termine regola, onde anche il verbo regolare, poi ha parlato del diritto di vicinato, della regola sinonimo di comunità rurale e infine ha concluso con un cenno su diversi approcci che si possono praticare, l'approccio politico-istituzionale, l'approccio economico, l'approccio giuridico, l'approccio antropologico. Ecco. E naturalmente questo va nella direzione, questa distinzione va nella direzione di una crescente specializzazione che ha anche delle conseguenze non proprio positive, come sottolineava il dottor Nequirito, il rischio di dispersione e quindi la perdita della visione unitaria, insomma, del fenomeno. Ma questa sera ci parlerà del passaggio dalle comunità rurali ai comuni, al comune ottocentesco, naturalmente in territorio del Trentino, Tirolo. Ecco, gli do subito la parola. Grazie. Buonasera, posso incominciare allora? Prego, prego. Grazie, vedo di cliccare ecco qua. Allora, innanzitutto vorrei partire questa volta, questo secondo incontro, dal momento di crisi che attraversano le comunità rurali nella seconda metà del Settecento in maniera molto più accentuata negli ultimi decenni, soprattutto nell'età di governo dell'imperatore Giuseppe II. È una crisi, diciamo, non così marcata come quella che debbono affrontare altri settori dell'amministrazione, i governi dell'assolutismo illuminato e Giuseppe II per primo. E vogliono introdurre innovazioni in ogni ambito della vita dei sudditi. Al confronto, per esempio, delle modifiche che verranno portate all'apparato giudiziario, al problema dell'istruzione, della stessa sanità e problema religioso, anche e soprattutto problema confessionale. E questo momento appunto di difficoltà attraversato dalle comunità rurali, diciamo che è meno marcato anche perché poi di queste iniziative assunte ancora da Maria Teresa, poi da Giuseppe II, soprattutto, avranno poi una scarsa realizzazione pratica, ma questo vale poi comunque per i governi dell'assolutismo illuminato di Casa d'Austria, vale per ogni ambito amministrativo. Una pioggia di riforme che va a toccare, come dicevo prima, ogni ambito della vita delle popolazioni e dei sudditi, e che è per un percorso che poi alla fine si interrompe, è incompiuto, ci sono molte proteste, l'imperatore deve fare marcia indietro, per esempio il successore di Giuseppe II sarà il fratello ex Granduca di Toscana, Leopoldo, che assumerà Pietro Leopoldo, che assumerà il titolo di Leopoldo II, e quando lui sale al trono e risale per il Tirolo, ma non solo per il Tirolo, viene assalito da proteste invitano l'imperatore ad abolire la gran parte delle norme introdotte dal fratello. Comunque, ecco qua proclama l'ordinanza famigerata che è stata spesso interpretata come, vediamo se si riesce dalla diapositiva corrente, ecco qua,
La questione, poi l'ho anche evidenziata, delle illecite combriccole di popolo. Spesso è stato scambiato questa ordinanza come la soppressione delle regole. In realtà non è esattamente così, anche se si è avviati ormai in quella direzione. Cioè, il divieto, qui si tratta semplicemente del divieto di riunirsi liberamente, come avevano fatto fino a quel momento le antiche comunità rurali, senza chiedere nessun consenso all'autorità superiore, e di indire quante erano necessarie queste regole generali, o regola piena, anche si usa dire anche nella documentazione, riunirsi in piena regola. Qui invece bisogna dar conto all'autorità superiore. Di solito ci si affida per questa presunta, ma non reale, come ho detto, soppressione delle comunità rurali, ad un proclama analogo del 1805. Però, come vedremo dopo, il proclama del 1805, l'ordinanza del 1805, non fa altro che ripetere questa, che è appunto dell'età di Giuseppe II ed è del 1787. Questa ordinanza è rivolta solamente alle comunità del circolo ai confini d'Italia, perché a quell'epoca esiste ancora il Principato Vescovile di Trento e nell'ambito negli ambiti territoriali di potere politico, dove viene esercitato il potere politico da parte del Vescovo di Trento, naturalmente la Casa d'Austria non può introdursi. Ricordo ancora, vediamo se riesco a... Mi è scappato un po' il mouse. Eccolo qua. Oh, adesso siamo andati un po' troppo indietro. Chiedo scusa, vediamo come posso retrocedere. Precedente. Purtroppo ho un PowerPoint pieno di immagini pesanti e faccio anche fatica a gestirlo. Ecco qua. Il circolo ai confini d'Italia è questo, l'avevo già mostrato un po' l'altra volta, qui l'avevo mostrato per tutto il Tirolo, a dire il vero. Qui è la parte trentina, è quello segnato, colorato con quel colore arancio mattone, e mentre con la colorazione in azzurrino c'è il territorio del Principe Vescovo di Trento. I contorni verdi che ho sistemato io, queste sono tutte cose che facevo in ufficio e che sto risfruttando ora, i contorni verdi ricalcano il territorio dell'attuale provincia di Trento. Il circolo dei confini d'Italia, come vedete, è molto frammentato. Questa è la prima ordinanza che subordina la riunione delle regole piene, della regola grande, se vogliamo, c'erano cioè varie definizioni, che subordina queste riunioni al consenso dell'autorità superiore, riguarda intanto solo le comunità del circolo ai confini d'Italia. A dire il vero, alcune comunità trentine sono fuori, dove comunque la lingua predominante era italiano, il volgare italiano, sono poste anche al di fuori del circolo ai confini d'Italia. Per esempio la giurisdizione di Mezzo Corona è quella di Königsberg, che sarebbe la vis San Michele Pressano in sostanza, e anche Castello di Fiemme, qui vicino, non fanno parte del circolo ai confini d'Italia. Poi ci sarà comunque un mutamento territoriale di lì a breve sul quale non vale la pena di soffermarsi. Addirittura in quel periodo per il circolo ai confini d'Italia viene progettato un modello di carta di regola comune che tutte le comunità avrebbero dovuto in futuro osservare. E questo modello di carta di regola viene elaborato dal commissario circolare Perger, che era uno personaggio importante dell'amministrazione del circolo, non era il capitano del circolo, ma il capitano, se voleva, anche della collaborazione di questi commissari, e questo commissario Perger elabora insomma questa carta di regola modello, che mi sembra, adesso poi questo era uno dei lavori che avevo nell'agenda, di verificare un po' meglio,
magari in un piccolo articolo quando ancora ero al lavoro, sono cose che poi non ho più realizzato. Mi sembra che non ha avuto grande successo, è rimasto un po' lì sulla carta. E quindi, come dicevo prima, si tratta di norme, di un grande movimento che però non riesce poi a ottenere un'applicazione pratica, questo delle riforme rapportate alla realtà delle comunità rurali. I vescovi di Trento cosa fanno? I principi vescovi non dormono neppure loro, nonostante il vecchio principato sia stato gravato dalla vecchia dalla storiografia risorgimentale di essere retrogrado. In realtà i principi vescovi, anche perché sono eccitati dalla Casa d'Austria, tutto sommato, cercano anche loro di farsi carico di qualche possibile innovazione. Come vedete in questa carta di Villa Rendena, addirittura del 1772, quindi siamo in età teresiana di Maria Teresa. Anche qui vedete stesso discorso, si vogliono prevenire i disordini che accadono col congregarsi tutto il popolo nella regola, come in passato farsi soleva, e quindi anche qui la richiesta di un consenso presso l'autorità vescovile. Altro esempio, qui siamo a ridosso, peccato, non so se si legge o è coperto dalla mia immagine, questa comunque è la carta di regola di Breguzzo del 1700, mi pare, anni 90, quindi a ridosso delle guerre francesi. Stesso problema anche a Breguzzo, resteranno in avvenire interdette, proibite, levate, le solite regole a riserva, cioè eccettuato due generali. Delle quali viene anche proposta la data. Quindi anche il Principato Vescovile di Trento cerca in qualche modo, anche qui con scarso successo, benché io non abbia poi svolto io delle indagini particolari per vedere se si è realizzato qualcosa di più, ma d'altronde siamo ormai, come dicevo, alla vigilia delle guerre francesi e ci sarebbe stato comunque poco tempo per realizzare queste innovazioni. Eccola qui l'ordinanza del 5 gennaio 1805, che non fa altro che replicare quella che vi ho mostrato prima in un ritaglio, quella firmata dal capitano del circolo di Rovereto, allora capitano Giuseppe de Trentinaglia, che era un burocrate nobilitato che veniva dalla Bassa Valsugana, e ora viene ripresa pari pari ed emanata nel 1805. Perché viene replicata? Perché nel frattempo il Principato Vescovile di Trento, così come quello di Bressanone, così come tutti i principati ecclesiastici dell'impero, anche il Principato di Trento è stato soppresso, quindi il Tirolo adesso si trova davvero unificato senza inframmettenze di altri principi territoriali, e quindi nel 1805 viene estesa a tutto il territorio quell'ordinanza che era già stata emanata nel 1787. Arriviamo al periodo di governo bavarese. Il governo bavarese fa di più, di solito all'amministrazione austriaca la vecchia storiografia risorgimentale imputava, anche perché come ho detto prima, quella normativa che ho mostrato appena adesso era stata interpretata come soppressione delle comunità rurali, sic et simpliciter, il che non era sostanzialmente vero. E quindi il governo austriaco è stato investito anche di questa ulteriore connotazione negativa. Il governo bavarese, che essendo un governo di matrice napoleonica, è un governo già, diciamo, uso dei termini molto colloquiali, molto così, più simpatico alla storiografia, benché fosse un governo tedesco, comunque, alla storiografia risorgimentale, e introduce una normativa che è ben più penalizzante, perché il 4 gennaio 1807 il re di Baviera abolisce le regolanie maggiori e minori. Quelle maggiori ci interessano un poco, cioè i regolani maggiori, ne avevo mostrata una slide l'altra volta, di un regolano maggiore, Spaur, a vantaggio, non mi ricordo, sì, della comunità di Mezzo Lombardo, si interessano meno, ma si interessano molto per la
per le libertà, tra virgolette, delle antiche comunità rurali, si interessa la soppressione delle regolamie minori. Cosa voleva dire? Voleva dire che quel lembo di autorità giudiziaria che veniva espletata nell'ambito delle comunità rurali, cioè poter giudicare da parte di un amministratore della regola le infrazioni allo statuto regoliero, e di solito era il regolano che faceva questo, però non ovunque c'era il regolano, e nel Basso Trentino c'erano dei consoli, in Vallagarina c'erano il massaro, qualche volta i giurati. Comunque in questo momento, con questa normativa, le comunità rurali non esercitano più questo diritto, che era il nucleo centrale dell'autogoverno regoliero, poter pronunciare giustizia appunto in questo settore, che era, se vogliamo, certamente meno importante rispetto alla giustizia penale e civile, ma comunque rivestiva comunque un certo interesse, tant'è che ci sono state anche molte liti perché qualche comunità tentava di, tra virgolette, derubare il regolano maggiore di questo diritto. La Baviera, perché la Baviera? Il Tirolo finisce a far parte della Baviera alla fine della terza guerra, di cosiddetta guerra di coalizione antinapoleonica. La Baviera si allea con Napoleone, tra l'altro c'è il primo ministro, il conte di Montgelas, che è infatuato di questa organizzazione amministrativa napoleonica. E con la pace di Presburgo del 26, mi pare, gennaio del 1805, la Casa d'Austria è sconfitta ed è costretta a rinunciare al Tirolo. Il Tirolo viene promesso da Napoleone al re di Baviera, che prima era duca, e viene elevato a sovrano, a re. La Baviera viene elevata a regno, potremmo dire ironicamente, per grazia di Napoleone. Nel 1808 la Baviera vara una nuova costituzione che la rende ancora più simile alla Francia napoleonica, e viene divisa in una serie di circoli, mi pare, non so quanti, 15 circa. Quello che ho cerchiato con rosso è il circolo all'Adige, che comprendeva l'odierno Trentino. Questo tanto per fare anche un po' di contesto che vada al di là del caso ducale. Il Regno di Baviera, evidentemente, in quanto governo di matrice napoleonica, è un governo centratore, e ancora più dei governi austriaci dell'età dell'assolutismo illuminato, introduce delle norme di carattere centralistico. Ed ecco che viene varata questa legge comunale bavarese. In realtà, come vedete, il titolo sarebbe editto sul sistema comunale, questa prima normativa comunale che tenderebbe a far transitare le comunità dalle loro istituzioni particolari, che abbiamo visto erano particolari e diverse da regola a regola, da luogo a luogo, da valle a valle, verso un modello unico. E quindi in teoria questa sarebbe forse potremmo considerarla la prima legge comunale valida per tutto il territorio. Importante, anche qui ho sottolineato lì col giallo, è lo stesso discorso, non ci si può radunare liberamente, i vicini non potevano più radunarsi liberamente in piena regola o in regola generale, dovevano chiedere il consenso dell'autorità. Dell'autorità di polizia, dell'autorità superiore. La cosa importante di questo editto è che viene detto esplicitamente, purtroppo non sono riuscito a individuare il ritaglio che mi interessava per metterlo, questo articolo, le comuni venivano poi dette al femminile, le comuni in questo, secondo questo regolamento bavarese, dovevano essere messe sotto tutela statale come i minorenni, testuali parole. Questo vi dà l'idea di come ormai di questo autogoverno regoliero si è perso praticamente tutto. Però non siamo ancora alla soppressione delle regole, delle carte di regola. Addirittura abbiamo qualche caso di carta di regola che viene per la quale viene concesso il rinnovo nel 1808, quindi siamo ancora in una situazione ibrida. Si tenta di introdurre questi capivilla al posto dei regolani, dei sindaci e così via,
D'altronde il periodo che rimane per realizzare per realizzare queste trasformazioni è molto breve. La legge del 24 settembre 1808, ricordiamo che già nell'aprile del 1809 scoppia la rivolta hoferiana, e quindi questa poi è una legge che praticamente non entra mai in vigore, ma sì, c'è qualche traccia nella documentazione d'archivio, questa denominazione di capivilla, però è una legge insomma che non ha completa attuazione. E arriviamo al governo italico. Allora, dopo la rivolta di Andreas Hofer, fallita, come sappiamo, Napoleone toglie al Regno di Baviera la parte italiana del Tirolo, cioè il Trentino, ed in più il distretto di Bolzano, e lo aggrega al Regno d'Italia, Regno Italico o Regno d'Italia. Il Tirolo, invece, il Tirolo orientale, la parte dove c'è praticamente il centro più importante è Lienz, non Linz am Donau, la Linz più grande dell'Austria superiore, ma la Lienz del Tirolo dell'Est. Il Tirolo dell'Est viene aggregato invece alla Carinzia e alle province illiriche che si estendevano verso quella che un tempo era la Jugoslavia, la Dalmazia, la Croazia, e il Tirolo Illirico è sottoposto direttamente al governo di Parigi. Ma comunque ci interessa poco. Ecco. Il 23 agosto 1810 viene varato un decreto che estende al Dipartimento dell'Alto Adige l'ordinamento comunale dei comuni del Regno Italico, e questa veramente è la data d'estinzione delle comunità rurali trentine, e quindi non tutto l'apparato regoliero, l'apparato dell'antica comunità non esiste più, e ovviamente le carte di regola sono ormai fuori ordinanza e fanno parte del passato. Una cartina, tanto per così, per contestualizzare, vedete qui il Dipartimento dell'Alto Adige, compreso il distretto di Bolzano, escluso il Primiero, che va a finire in un altro dipartimento, viene aggregato al dipartimento del Piave. Naturalmente in quel periodo, per esempio anche sotto la Baviera, il circolo di Trento viene denominato circolo all'Adige, vige sempre questo impiego di nomi geografici per ristrutturare il territorio. Questo è il Dipartimento dell'Alto Adige, diviso in distretti, a loro volta divisi in cantoni, e in ogni cantone era compresa una certa parte di comuni. Quello che è importante, molto importante, oltre al fatto che l'antica comunità rurale viene soppressa, è il fatto che queste comunità rurali, che una stima precisa non è mai stata fatta, si ritiene così che superassero sicuramente le 400 unità, forse anche si andava verso le 450, queste ex comunità rurali vengono accorpate in grossi comuni di aggregazione, che mi pare sono poco più di 120, 125 circa. Quindi in ogni comune di aggregazione vengono a essere riunite più di una comunità rurale, 2, 3, 4, 5, cosa assai poco gradita, perché il Trentino era affezionato appunto a questa parcellizzazione in più entità comunitarie. Un'altra cosa che non ho detto prima, ma è implicita: al posto delle varie denominazioni di amministratori della regola, regolani, giurati, massari, saltari, eccetera, consoli e così via, ci sono poi, con il regolamento italico, ci sono le cariche nuove, quindi podestà, sindaci, savi, anziani, sono queste le nuove denominazioni degli amministratori.
delle comunità e anche delle città, peraltro. Arriviamo al Tirolo dopo il congresso di Vienna. Dal 1 gennaio 1821 entra in vigore il regolamento delle comuni e dei loro capi nel Tirolo e nel Vorarlberg. Questo regolamento viene varato il 26 del 10 del 1819, ma non solo. Il governo austriaco consente ai comuni che prima erano stati accorpati in questa sorta di macro comuni, consente lo scioglimento di queste macro aggregazioni e quindi quasi tutti i comuni trentini ne approfittano e ritornano all'antica parcellizzazione, frammentazione. Non si arriverà esattamente ai 400 comuni quante erano le comunità rurali in precedenza, però sicuramente un numero ingente di piccoli comuni. E una curiosità, se vogliamo, c'è un periodo naturalmente di adattamento dell'ordinamento italico di passaggio fra l'ordinamento comunale italico e quello austriaco. E quindi adesso non so se l'ho messo nella slide successiva, no, ci vorrà un certo periodo perché i comuni trentini passino dall'amministrazione italica a quella austriaca. Quindi, come dicevo, di nuovo una grande parcellizzazione comunale. Le caratteristiche di questo regolamento quali sono? Così come qual è l'atteggiamento del governo austriaco in questa prima metà dell'Ottocento nei confronti dei comuni? È un atteggiamento molto restrittivo. I comuni, come sotto il Regno Italico, sono rigorosamente sottoposti al controllo delle autorità superiori. Per ogni piccolo lavoro che il comune dovesse eseguire, doveva essere richiesta l'autorità al capitano di circolo. Qui vedete che il Trentino, subito dopo il congresso di Vienna, quando la situazione si stabilizza, la parte di Tirolo del nord viene tolto alla Baviera e si forma la Contea del Tirolo, questo nel 1814 ancora. Per quanto riguarda il Trentino abbiamo di nuovo il circolo di Trento e il circolo di Rovereto, così come erano stati costituiti subito dopo la secolarizzazione del Principato e prima dell'avvento del Regno di Baviera. Come dicevo prima, questo regolamento è un regolamento molto scarno, questo regolamento del 1819, costituito da pochi articoli essenziali. L'importante invece è il forte controllo esercitato dalle autorità statali nei confronti di questi comuni trentini, ma anche in Tirolo la stessa cosa. Evidentemente non era una diffidenza di carattere etnico-linguistico nei confronti dell'intera autorità comunale nel Tirolo, soprattutto perché il Tirolo poi riacquisito dalla Casa d'Austria, anche lì c'è un periodo di amministrazione provvisoria sotto il commissario von Rochmann, il Tirolo che ritorna alla Casa d'Austria non viene considerato come un antico territorio della corona che torna alla madre patria, diciamo, ma viene proprio considerato come un territorio conquistato, quindi c'è anche una forte tassazione e questo si ripercuote anche sulla realtà dei comuni tirolesi, trentino-tirolesi. Arriviamo ai moti del 48. I moti del 48 vedono poi l'emanazione di una nuova Costituzione che non è quella proposta dalla Costituente di Vienna Kremser, che poi quella viene sciolta da autorità. Viene emanata questa nuova Costituzione del 4 marzo del 1849 e in base a questa nasce anche questa legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849. Come dicevo, non si ottempera a tutte le richieste dei partecipanti all'Assemblea Costituente, perché poi questa, tanto la Costituzione del
4 marzo quanto questa legge provinciale sono di emanazione statale, esattamente ad opera del ministro Stadion, però comunque si tiene conto delle, sì, naturalmente in queste nuove normative l'amministrazione austriaca tiene conto delle nuove necessità e quindi anche il regolamento comunale provvisorio, detto appunto provvisorio, e provvisorio lo sarà a tutti gli effetti poi, del 17 marzo 1849, è una legge innovativa. Adesso qui non so se si riesce a leggere, non so se la mia icona nasconde tutto, base fondamentale dello Stato, si è il libero comune, dice l'inizio, l'incipit di questa normativa, al comune erano attribuite competenze naturali, cioè le competenze che riguardavano tutti gli affari di pubblico interesse che il comune doveva affrontare con le proprie energie, anche di carattere economico, e competenze delegate, competenze che lo Stato delegava ai comuni. Quindi una situazione completamente diversa rispetto alla prima metà dell'Ottocento e rispetto al regolamento comunale del 1819. Questo è un regolamento davvero innovativo e che attribuisce grande spazio di movimento ai comuni. Possiamo dire quasi, ma in tutt'altro contesto, un rito, adesso è esagerato dire un ritorno alle antiche libertà regoliere, perché le libertà regoliere erano, come avete potuto notare anche dalla volta scorsa, una cosa magmatica di micro realtà, tutte anche staccate l'una dall'altra, mentre qui si tratta di una normativa statale. L'importante in questo caso, appunto, oltre a questo forte autogoverno comunale, è che le autorità politiche non si ingeriscono nei confronti delle scelte dei comuni. Al comune viene lasciata libera scelta per realizzare innovazioni di carattere interno, basta che, ed è solo lì che eventualmente l'autorità dello Stato si inserisce, basta naturalmente che il comune non si indebiti troppo, quindi lo Stato esercita un'attività di controllo solo da questo punto di vista. Non entra mai, diciamo, nel merito delle scelte del comune. Però è un periodo molto breve questo, e quindi questa legge provvisoria sarà effettivamente provvisoria, perché già con il 1851 in Austria ci sarà il decennio, ci sarà l'avvento del decennio cosiddetto neo-assolutista. E quindi questa legge, anche questa legge comunale, come la stessa Costituzione del 4 marzo 49, non vengono di fatto mai, non entrano mai di fatto in vigore del tutto, e anche la legge comunale provvisoria in sostanza viene accantonata. E nel decennio neo-assolutista, come in precedenza, il governo tiene saldamente nelle proprie mani il controllo anche delle amministrazioni periferiche. Qui le due cartine che propongo hanno poca differenza rispetto a prima, mentre in precedenza esistevano ancora molti giudizi patrimoniali affidati a famiglie nobili, per dire in Trentino i Lodroni, Castelbarco, gli Spauri, eccetera, eccetera, i Thun, eccetera. Qui ecco, siamo nel 1800, intorno al 1840, queste giurisdizioni patrimoniali sono quasi del tutto estinte e ormai i giudizi sono tutti, le giudicature appartengono tutte allo Stato. Questo ci interessa relativamente per i comuni, ci interessa eventualmente per il fatto che all'interno di queste e di questi distretti amministrativi i comuni vivono la loro vita, ma ripeto, qui dovremmo andare a parlare di amministrazione giudiziaria e ci complica ulteriormente la vita e usciremo anche dal tema. Passato il decennio neoassolutista che crolla anche a causa, questo ci riguarda da vicino, della grande sconfitta subita dall'Austria nella battaglia di Solferino, quindi la perdita della Lombardia, crisi interna, e l'Austria, il sovrano, è costretto ad aprire alle forze liberali che si erano imposte subito dopo il 48, ma che poi nel decennio
del neoassolutismo erano state messe a tacere. Ora, dopo questa crisi politica molto importante subita dall'Impero d'Austria, si può tornare a una legislazione di impronta liberale, di impronta leggermente più centralistica, perché poi l'Impero d'Austria sarà un impero che del tutto centralizzato non riuscirà mai a diventare, proprio per la sua componente così variegata dal punto di vista linguistico, culturale e di costumi e così via. E nasce in questo periodo la legge quadro comunale, la legge quadro valida per tutto l'impero del 1862, è una legge con pochissimi articoli, mi sembra 25, poco più, 27 articoli, però questa legge quadro imperiale delega ai vari Länder, alle varie province dell'impero d'Austria, delega l'elaborazione di un regolamento comunale ad hoc per quella determinata provincia, e nasce così il regolamento comunale per la contea principesca del Tirolo del 1866. Non è altro che il ritorno di quella legge di cui abbiamo parlato prima del 1849, con pochissime variazioni, quindi il comune torna ad essere protagonista. E i trentini saranno comunque affezionati a questo autogoverno comunale, al punto che poi, quando dopo il periodo fascista si richiederà, con il ritorno alla vita democratica, i trentini torneranno a chiedere istituzioni autonomiste di autogoverno, ancora prima dell'autogoverno provinciale verrà chiesto l'autogoverno, forme di autogoverno di carattere comunale. Allora, questa nuova normativa, che ricalca appunto quella del 1849, quali sono gli svantaggi? Gli svantaggi sono questi: i comuni sono esigui, certo, ci sono delle borgate consistenti e dei comuni ampi e con una possibilità economica consistente, però per i comuni più minuscoli praticamente, e tra l'altro si rifiuta la possibilità che viene offerta di aggregazioni comunali in questa legge, quasi quasi si invita a consorziarsi, ad unirsi i comuni limitrofi, nel caso di comuni molto, molto piccoli. Non solo si rifiutano queste aggregazioni comunali, ma si procede addirittura, in qualche caso, a un'ulteriore frammentazione. Ci sarà qualche esperimento nelle valli giudicarie di aggregazione, che dura però pochi anni. Il fatto che questi comuni fossero così esigui significava che avevano poco reddito, poco potere economico, e quindi ne consegue non solo che la maggior parte dei comuni trentini non riescono a realizzare quello che la legge consentirebbe, ma molti si indebitano. Non è una situazione che riguarda solo il Trentino. Uno storico cieco, uno storico boemo, parecchi decenni fa, aveva stabilito che su un migliaio di comuni di quella che era la Cisleitania, cioè la parte austriaca dell'impero, perché poi nel 1867 ci sarà il compromesso e ci sarà la parte austriaca e la parte ungherese dell'impero, per la parte austriaca, la Cisleitania, questo studioso, che si chiama Giri Klabuk, aveva trovato che su un migliaio di comuni ce n'erano poco più di 1.000-1.500 che erano in regola con i conti pubblici, tutti gli altri erano in deficit. Il vantaggio è quello evidente: la consuetudine locale all'amministrazione delle cose proprie, quindi questa forma di autogoverno, il comune è abituato a gestire in proprio le risorse, anche nel caso in cui, come ho detto, queste risorse erano davvero esigue. Ho dimenticato una cosa importante l'altra volta, è questa. Beh, adesso, insomma, in sostanza diciamo che il percorso sarebbe il percorso storico del comune sotto l'Austria sarebbe poi compiuto, perché con questa legge del 1866 poi si prosegue
come dicevo, ci sono dei tentativi timidi di consorziarsi da parte di qualche comune, però finiscono, la maggior parte finiscono male e si ritorna poi a questa frammentazione. E quindi io adesso invece sono già, mancano ancora 20 minuti alle 6 e non vorrei dilungarmi troppo come la volta scorsa o addirittura andare oltre, mi fermerei qui e riprenderei invece il problema di questa promessa risposta che avevo promesso di dare alla questione carte di regola e istituzioni del Trentino contemporaneo. Fermo restando, come ho detto prima, che l'autogoverno comunale era importante per i trentini, al punto che appunto dopo il crollo del fascismo viene richiesto per primo questo autogoverno comunale rispetto ancora all'istituzione di un'autonomia provinciale. Quello che mi preme sottolineare, per me che qualche volta vengo considerato un detrattore delle carte di regola, è questo: al centro delle vicende di antico regime non sono tanto le carte di regola, perché le carte di regola sono una parte della produzione documentaria che ci consente di ricostruire la vita delle antiche comunità rurali. Per esempio, la volta scorsa ho dimenticato di proporre qualcosa, e quindi facciamo un po' marcia indietro e torniamo all'antico regime, per ricostruire la vita, fin tanto che la documentazione ce lo consente, di un'antica comunità rurale, dobbiamo fare affidamento su molti altri documenti, oltre la carta di regola. In qualche caso poi la carta di regola non c'è neanche pervenuta, quindi si accede ad altra documentazione. Ad esempio i verbali delle riunioni comunitarie sono importantissime, veniva dibattuto tutto quello che veniva, le risoluzioni prese in quelle famose regole piene, regole generali che poi vengono soppresse. Questa è una tipologia per esempio importante, dove esiste non tutti gli archivi comunali, purtroppo non tutti gli archivi comunitari dispongono di registri di questo genere. Poi registri di conto di sindaci, regolani, altri amministratori, anche questi sono importanti, parlano di contabilità, però si può desumere molto anche da questi. Gli estimi, naturalmente, hanno una notevole importanza. I libri delle colte, delle collette si trovano raramente, io ho trovato questi di Bosentino e Migazzone, questa è una tipologia documentaria non così presente verso le antiche comunità. Importantissimi sono gli atti confinari, come dicevo anche la volta scorsa, di vertenze di confine, i nostri archivi comunali d'antico regime sono veramente ricolmi. I privilegi nel caso in cui una comunità ne fosse fornita, qui ho portato due esempi, i famosi privilegi del Tesino, cui avevo accennato la volta scorsa, i privilegi della comunità di Levico. E poi le comunità producevano anche normative varie, quasi emanazioni della carta di regola, se vogliamo. Molte comunità come Levico hanno dei capitoli speciali per il macello pubblico, anche questa era un'attività gestita collettivamente, oppure per il forno da pane, come in questo caso che ho fotografato qui dell'archivio dell'antica comunità di Spruz. Ecco, questo per dire che io non sono un detrattore delle carte di regola assolutamente, ma come dicevo la volta scorsa, non possono essere le carte di regola considerate solo un emblema, come oggi si fa, non da parte di storici specialistici di solito, ma spesso da parte di politici o di chi vuole a tutti i costi attualizzare la storia. Le carte di regola sono un particolare tipo di documento che attiene anzitutto alla storia statutaria e alle discipline storico-giuridiche. Io vorrei che si tenesse presente questo. Certo, poi ormai la carta di regola è diventata quasi una bandiera delle libertà delle antiche comunità rurali, ma come ho potuto mostrare velocemente ora, per ricostruire la realtà di una comunità
si deve, quando è possibile, accedere a molta altra documentazione. Si può anche, se si vuole, compiere il salto di qualità e affermare che le carte di regola vanno a toccare la sfera identitaria di una comunità. Questo è anche vero, in un certo senso. Ricordo il caso di Pinè. La carta di regola di Pinè è una carta di regola, spero di non ripetere qualcosa che ho detto l'altra volta, mi scuserete. La carta di regola di Pinè è una carta di regola che rimane ferma al 500, in sostanza. Viene riscritta, ma gli articoli non cambiano di molto. Alla fine del Settecento non corrisponde più alla realtà del funzionamento della comunità rurale, della comunità della montagna di Pinè. Eppure questi regolani di Pinè, appena viene eletto un nuovo sindaco, prendono la loro vecchia carta di regola sotto braccio e vanno a Trento per farsela riconcedere perché il nuovo vescovo apponga la sua riconferma. Allora questo evidentemente ci porta a un discorso che faceva tempo fa in un piccolo convegno il professor Christian Zentri, che insegna diritto, storia del diritto all'Università di Trento e che fa parte anche di quel centro particolare che studia i demani collettivi. E in effetti, poi chiacchierando con lui, effettivamente in un caso come questo che ho esposto di Pinè, è evidente che la carta di regola assolve anche al compito di essere la normativa della comunità, quindi una normativa propria. Le fonti, queste fonti, questi statuti locali vengono per definizione definiti come fonti di diritto proprio. E in effetti queste carte di regola erano sentite anche proprio come il diritto di quella comunità, anche nei casi in cui servono ormai poco all'organizzazione della comunità, perché i tempi sono cambiati, sono state variate delle norme e l'amministrazione si svolge ormai in maniera completamente diversa. Questa però, ecco, questa interpretazione è un'interpretazione di carattere giuridico e anche, se vogliamo, storico-antropologico. Io, come ho detto, non la rifiuto e in qualche caso l'ho anche avvallata. Però non è un dato che per il genere di documenti o il modo in cui faccio ricerca io sulle antiche comunità, non è un dato di cui vado in cerca a priori. Io mi servo delle carte di regola, come ho detto, come di tutti i documenti disponibili in un archivio comunale e in altre sedi archivistiche, al fine di ricostruire la vita di una comunità e per di più una comunità in età moderna, perché mi occupo soprattutto di età moderna. Non vado oltre questo. L'attualizzazione della storia è un'altra cosa, secondo me. Usare l'espressione, come si sente dire oggi, che è, virgolettato, nel DNA di una determinata popolazione, eccetera, eccetera, qualcosa. E usare questa espressione in riferimento a fattori culturali, secondo me, può costituire uno stimolo a livello colloquiale, senz'altro, però non è così agevole sostenere questo ragionamento in un libro o in un saggio, soprattutto se ci si occupa di storia. Perlomeno non è quello che io sono in grado di fare, né che peraltro ho mai voluto fare. D'altronde, il DNA culturale, a differenza di quello biologico, non è ricostruibile. Si può accettare questa metafora e provare a ragionare in questi termini, si possono anche produrre dei lavori interessanti partendo da questo presupposto, però secondo me tutto rimane a livello di costrutti, per molte volte anche affascinanti, ma costrutti che poi sono indimostrabili dal punto di vista storico, sempre ammesso che la storia sia in grado di dimostrare qualcosa. Per un antropologo, evidentemente, per un antropologo che si interessa anche di storia, il discorso è diverso, e lo è anche per un sociologo che si interessi di storia. Benché io sia laureato in sociologia, però non ho mai praticato questa disciplina e non mi ci trovo a mio agio. Allora, concludendo, quali sono, secondo la mia esperienza di studio, gli elementi di continuità tra questa situazione di antico regime che si perde nella notte dei tempi e che risale
perlomeno all'alto medioevo, questa realtà antica delle comunità rurali, quali sono gli elementi di continuità fra queste e la situazione contemporanea del Trentino. Io tirerei in ballo tre dati. Anzitutto il fatto che in Trentino i comuni sono a tutt'oggi proprietari della stragrande maggioranza di aree silvopastorali. Sono di proprietà dei comuni, non è così in altre regioni. In Trentino il bosco privato è poco, è scarso, a differenza dell'Alto Adige, dove però non è pubblico ma appartiene alle comunanze agrarie altoatesine, e lì la situazione è un po' più complessa. In Trentino invece la gran parte dei boschi e dei pascoli appartengono ai comuni. Questa è un'eredità diretta, secondo me, è evidente, delle antiche comunità rurali, che sono sempre state proprietarie dei loro boschi e dei pascoli, anche se era una proprietà delegata dall'autorità del principe territoriale, perché il territorio apparteneva al Principato Vescovile di Trento, però le antiche comunità rimangono indisturbate proprietarie di questi beni, li gestiscono con maggiori o minori ambiti di autogoverno, con tutti gli oneri feudali che devono essere corrisposti, però i pascoli e i boschi sono nelle mani delle antiche comunità, così come oggi appartengono ai comuni nei quali questi patrimoni sono stati riversati appunto nel passaggio dall'antica regola al comune ottocentesco. Un'altra eredità evidente delle antiche comunità rurali, collegata appunto a questi beni silvopastorali, è la realtà degli usi civici. In Trentino, non solo in Trentino, esistono ASUC, amministrazioni separate di uso civico, però in Trentino ne esistono davvero molte. E anzi, in questi anni si assiste a una proliferazione di queste ASUC, perché in presenza delle fusioni che avvengono da circa 5, 6, 7 anni in maniera sempre più marcata, è chiaro che le ex frazioni non vogliono condividere con il macro comune di fusione i loro beni silvopastorali. Leggevo pochi giorni fa che si è formata un'altra ASUC a Terlago in ottobre, nell'ambito della comunità della Valle dei Laghi, del comune Valle Laghi, anzi, e in ottobre era nata, mi pare, un'altra ASUC, un'altra amministrazione separata di uso civico a Faedo. E concluderei appunto mostrando qualcosa che riguarda questo. Ecco, qui era una cartina che avevo elaborato allora, con i puntini rossi c'erano segnate le ASUC, però è ferma a 5-6 anni fa, che è stato l'ultimo periodo in cui ero in ufficio. Se oggi dovessi aggiornarla, credo che dovrei incrementarla di parecchie, o comunque di un numero non trascurabile di entità. Queste sono le ASUC, quindi, che si affollano, tra l'altro, più in certe aree che in altre. E la spiegazione, quindi, ammesso che si riesca a trovarla, sarebbe comunque troppo complessa, perché ne troviamo tante in Val d'Adige, ne troviamo tante nei Valli di Nome Sole, ne troviamo anche nelle giudicarie, per esempio la Bassa Valsugana è quasi, o perlomeno lo era fino ad allora, adesso non so se ne è nata qualcuna anche lì, la Bassa Valsugana era praticamente priva di amministrazioni separate di uso civico. Con il cerchietto viola, mi dispiace che poi i due colori si confondono, rosso-viola, invece ho notato gli enti regolieri ancora in vigore, ed ecco che questi enti regolieri ancora in vigore costituiscono, per secondo me, il terzo elemento di continuità con l'antica comunità rurale. Prima avevo detto possesso comunitario da parte dei comuni della gran parte delle aree silvopastorali del Trentino, usi civici, e aggiungerei appunto queste antiche sopravvivenze costituite dalle proprietà collettive, che possono essere di due nature, privatistica o pubblicistica. Per esempio qui vediamo, ecco, la Valle di Fiemme, la magnifica comunità di Fiemme, che è il caso maggiormente noto, non solo in Trentino, perché è la comunità
più estesa e anche più ricca di boschi. Sappiamo che il legname di fiemme si usa anche in certe aree come legname, come legno di risonanza e così via. E poi, dicevo l'altra volta, la Val di Fiemme, così come le regole di Spinale Manetz, sono a metà strada fra una forma privatistica e pubblicistica, nel senso che una famiglia, un soggetto che si trasferisca nella valle può avere accesso ai beni della magnifica comunità dopo un ventennio di residenza, mentre per le regole di Spinale e Manetz sono richiesti 30 anni. E invece, ecco, all'interno della magnifica comunità di Fiemme, no, scusate, qui siamo invece alla comunità dell'Alpe Vederna, che si trova in Primiero, vicino al comune di Imer, e questa è invece una proprietà collettiva a base privatistica, cioè una comunità collettiva chiusa, dove entrano solo i discendenti degli antichi aventi diritto. Altra proprietà collettiva chiusa si trova all'interno della Val di Fiemme ed è il monte feudale di Predazzo, anche a chiedo scusa, anche per il monte feudale di Predazzo abbiamo una proprietà collettiva di carattere privatistico, e quest'ultima che è partita adesso invece è la regola di Rucadin, anche questa è chiusa, regola chiusa, dove entrano solo i discendenti degli antichi regolieri. Poi le consortelle della Val di Rappi, delle quali si sa poco. Probabilmente alcune di queste consortelle possiedono anche materiale archivistico, però mi è stato detto che anche molto difficile accedere, sono molto gelosi dei loro diritti, e quindi soltanto quando ero stato così a tenere una relazione in Val di Rabbi avevo visto che avevo chiesto all'allora sindaco Penasa, avevo chiesto come di che conformazione avessero queste consortelle, le vedete qui elencate, le ho prese dal sito, che sono molte. Avevo chiesto se avessero più conformazione pubblicistica che privatistica, e lei mi ha detto che ne esistevano tanto di un genere che dell'altro. Diciamo che sono quelle meno conosciute. Gli esponenti di alcune di queste consortelle sono state invitate anche all'incontro che si svolge ogni anno presso il Centro De Mani Collettivi, collegato all'Università di Trento, ma mi pare che si siano sempre rifiutati di raccontare un po' della loro storia, soprattutto della loro storia presente. Le regole di Spinale e Manetz, che sono due monti, già indicate prima, anche queste per la loro forma mista assomigliano di più alla magnifica comunità di Fiemme rispetto alle altre comunità, alle altre comunità a base privatistica che ho citato. E nel corso dell'Ottocento alcuni enti comunitari si sciolgono e quindi non giungono fino a noi. Ho voluto portare almeno due casi, quello piuttosto noto del comunale della Vallagarina, che comprendeva tutte queste località, ed è un ente che incomincia a disgregarsi nel periodo di sovranità bavarese, cioè nel 1808, e mi pare che arrivi poi allo scioglimento nel 1818, per un ente di questo, enti simili a questo, che cosa significava sciogliersi? Significava dividere i beni che prima erano collettivi fra i diversi comuni, e quindi far cessare questa proprietà collettiva, che in questo caso era costituita da beni boschivi soprattutto, che venivano goduti, che venivano sfruttati in comunione fra tutte queste comunità. Un altro ente che si scioglie nell'Ottocento,
abbastanza noto, è la vicinia di Mezzocorona, si estingue nell'Ottocento e anche in questo caso si arriva appunto alla divisione dei beni che prima erano sfruttati collettivamente, alla divisione non fra i vari comuni, non tanto, in questo caso la vicinia di Mezzocorona era costituita da Mezzocorona, che si chiamava anche Mezzo Tedesco, qui è un po' coperto, troviamo Rovere della Lina, della Luna, Eichholz in tedesco e Grummo. Quindi conoscimento di questa antica comunità, questa vicinia, i beni vengono ripartiti anzitutto fra le tre componenti e all'interno delle tre componenti fra tutti gli aventi diritto. Qui vedete un protocollo, un antico protocollo della regola redatto in tedesco, perché fino al 500 sembra che, perlomeno giudicare la produzione archivistica, la lingua tedesca, il volgare tedesco fosse predominante. Dal 1600 in poi questi verbali della regola li troviamo, della vicinia, li troviamo compilati in volgare italiano. Ecco, il tempo è passato veloce, ancora ho rubato ancora più tempo rispetto alla volta all'altro incontro e mi fermo veramente qui e ringrazio dell'attenzione. Grazie a lei, non ha rubato affatto il tempo, anzi noi staremmo ad ascoltarla ancora a lungo per l'interesse che hanno questi argomenti, veramente poi entrando nel dettaglio, anche passaggi complicati ma con molta chiarezza, veramente ha reso un ottimo servizio insomma alla conoscenza. Io vorrei fare alcune domande che riguardano proprio alcuni passaggi. Quando lei parlava del regolamento del 1819 e a questo proposito ha parlato di forte tassazione che viene imposta, immagino sui beni collettivi, non sulle persone singole, sugli individui. Insomma. La tassazione riguarda in generale i cittadini del Tirolo, sì. non sui beni collettivi, è una tassazione. Sì, ho un po' saltato un po' dalla realtà comunitaria a quella più complessiva del Land Tirolo, della provincia del Tirolo. È significativo che, pur essendo un antico territorio della Corona, e venga proprio trattato come un paese conquistato, e quindi commissario von Rochmann attua una forte, una severa politica fiscale che impoverisce anche il Tirolo. E si riflette, certamente questo si riflette anche a livello delle comunità, ma questa è più che altro una cosa di carattere individuale. Certo, e dopo col 1849 invece viene riconosciuta molta autonomia ai comuni, però quindi la non ingerenza, però purché non si indebitino troppo, però questo deve fare i conti con le scarse risorse, scarso reddito, e alla fine praticamente è una concessione di autonomia che rimane, come dire, sulla carta, perché non può essere, no? Mi sembra. Esattamente. Sì, la legge del 49, detta appunto provvisoria legge comunale, dura pochissimo, non viene di fatto cancellata, ma non viene poi messa in pratica, perché con l'avvento del neoassolutismo tutto ritorna nelle mani dello Stato e ogni riforma viene congelata, diciamo, se non proprio eliminata. E invece la data è proprio 1866, con il regolamento tirolese del 66, e fino alla fine della Prima Guerra Mondiale lì il comune Trentino tirolese, ma anche in tutta l'Austria, perché qual era la mossa politica che attuavano questi ministri? Il Trentino qui ha una parte importante, perché il Trentino sappiamo che ha invano chiesto un'autonomia per il Trentino stesso, voleva chi chiedeva questo? Chiedeva in sostanza che il Trentino fosse elevato a Kronland, territorio della Corona, autonomo rispetto al Tirolo, però il Trentino ha goduto comunque di un'autonomia, l'ha goduta all'interno del Land Tirolo. Ecco, però ho perso il filo perché non era quello che volevo dire, adesso comunque niente. Lei mi diceva che... Sì, questo scarso reddito appunto, esatto. Il comune stesso che indebitarsi, anche il fatto stesso
cioè, in fondo le comunità rurali avevano una loro logica dovuta al fatto che individualmente le persone erano, diciamo, di reddito modesto, però insieme avevano delle potenzialità, diciamo, collettivamente, perché i boschi, i pascoli, eccetera, che potevano sfruttare insieme e potevano avere un reddito invece, diciamo, sufficiente per vivere. Beh, certo, i beni collettivi servivano proprio anche e soprattutto per le famiglie più indigenti, perché c'era addirittura una quantità di legname da opera, così come di legna da riscaldamento per ogni nucleo familiare. E poi ogni tanto si operava anche quella procedura di ridurre il bosco a fratta, cioè si disboscava una piccola area e veniva concessa a rotazione in qualche caso alle famiglie che ne avevano necessità perché le portassero a coltivazione. Quindi sicuramente i beni collettivi hanno avuto importanza per la sopravvivenza nell'area. Certo. Si potrebbero considerare come dei prodromi in qualche modo del movimento cooperativo che Don Guetti, ad esempio, a partire da un certo periodo in poi si è imposto in Trentino e ha determinato dei cambiamenti, ma però nel segno della continuità, nel senso che anche la cooperazione, diciamo che parte dal presupposto che l'individualismo imprenditoriale va sorvegliato e va comunque compensato con forme di compartecipazione, no? Per evitare squilibri nella società e nella stessa economia. Quindi, volendo, si potrebbe anche guardare al movimento cooperativo. Beh, certo, il movimento cooperativo, del quale non mi sono mai occupato, a dire il vero, e quindi ne conosco veramente poco, certamente è un elemento determinante nel concetto di autonomia trentina, senz'altro, che va anche contro anche quella frammentazione che abbiamo visto, quel campanilismo esasperato, che riesce anche a superare, forse azzardo per la matrice cattolica anche. Perché... Sì, certo. Sì, sì, questo è indubbio, indiscutibile, il senso dell'universalità, appunto, del collegamento tra le persone che prescinde dall'appartenenza e che pure tiene conto della situazione concreta di ciascuna comunità, insomma. No, molto interessante. Lei ha accennato al fatto che nel 1810 c'è stata l'aggregazione di 400-450 comunità rurali aggregate in circa 120 comuni. Sì, no? Ecco, questo. Dopodiché però si ritorna, diciamo, c'è la tendenza, mi sembra aver capito, ad una scomposizione, di nuovo una scomposizione. Disaggregazione. Sì. No? Perché non erano state gradite queste aggregazioni comunali imposte. Il governo italico era un governo fortemente centralista, era tutto nelle mani dei prefetti, i quali dipendevano da Milano, e non erano per nulla gradite queste comunità che da secoli si erano sempre di più frammentate rispetto all'età medievale, dove c'erano ancora queste comunità di pieve, così. E quindi il governo austriaco della restaurazione deve dare un po' un colpo a cerchio e uno alla botte, nel senso che molte innovazioni dell'età napoleonica non le cancella, evidentemente, perché avevano mirato a ottenerle quelle innovazioni anche i governi dell'assolutismo illuminato, quindi manco per sogno, però ecco, bisogna anche così dare qualche prospettiva anche agli elementi conservatori, e quindi viene concesso a queste comunità di sciogliersi, e lo fanno quasi tutte. Certo, anche lei ha accennato prima agli usi civici, le amministrazioni di uso civico separate, e anche questa è una reazione alla tendenza all'aggregazione dei comuni, i piccoli comuni che si associano per risparmiare risorse, però poi da conseguenza è questa. Ma forse questo ha creato un certo equilibrio, perché lavorano su due piani diversi, no? Le ASUC e i comuni, in sostanza, credo. Anche se con qualche contrasto, perché lo vediamo anche sui giornali, soprattutto dove ci sono aree importanti come nell'area del Porfido, Pinè ha
certo. Da tempo a molte comunità, a molte amministrazioni separate di uso civico. Però è ancora il vecchio discorso che ritorna un po' al periodo fascista. Le primissime ASUC sono nate lì, perché pur essendo governo centralizzatore, a forza di sentire le proteste di questa gente che diceva ma come questi boschi sono sempre stati nostri, perché adesso debbono avere accesso ai nostri boschi tutti gli elementi della... E quindi il governo fascista ha concesso la formazione di queste prime amministrazioni separate di uso civico, che adesso col fenomeno delle fusioni già ce n'erano prima, sono ulteriormente aumentate. Leggevo quell'articolo sulla comunità di Terlago, stesso discorso anche lì, i beni sono nostri, anche se ormai il bosco non è più una risorsa fondamentale, però sa, c'è la parte, c'è anche la questione paesaggistica, la questione turistica, per esempio, in gioco. Quindi... No, poi probabilmente anche il valore identitario, no? Di questo valore identitario, che hanno diritto di rivendicare un lontano passato. Sì, il discorso che lei ha fatto riguardo al fatto che le carte di regola non devono essere o diventare un emblema, anche questo è giusto, chiaramente, ma la legittima aspirazione all'autonomia di qualsiasi comunità non dovrebbe aver bisogno di un antecedente storico per giustificarsi, per guardare per stabilire in quale direzione muoversi nel rapporto con l'autorità centrale, insomma. E l'autorità centrale dovrebbe comprendere che il consenso si ottiene molto di più concedendo autonomia, concedendo competenze, e che fare che rispetto a quando invece si rispetto alla tentazione centralistica, insomma. Questo farebbe parte della saggezza politica, insomma, no? Certo, questa è la differenza, fra l'antico regime. L'antico regime è sostanzialmente, soprattutto nell'area romano-germanica dell'impero romano-germanico, della quale ha fatto parte anche il Trentino, sono autogoverni che crescono da sé, perché manca un'istituzione centralizzata. Il Sacro Romano Impero, anche nel 1806, quando viene soppresso, è tutt'altro che è un organismo particolare che il giurista Pufendorf ancora due secoli prima aveva definito simile a un mostro. E quindi lì è l'assenza dello Stato che permette questo. Invece le autonomie contemporanee sono una riconcessione, appunto, come diceva lei, da parte dello Stato, che non è più lo Stato rigido di matrice liberale, ma uno Stato che vede che riconcedendo delle facoltà, dei poteri alle forze locali, forse possono, teoricamente, possono funzionare meglio e rispondere meglio alle esigenze delle popolazioni. Eh sì, anche distinguendo bene le competenze, alcune rimangono al centro e le altre invece vengono, diciamo, concesse e devolute alla periferia. Poi in un'epoca di globalizzazione, di omologazione, sicuramente, diciamo, le autonomie hanno un futuro certo per riequilibrare, no, questo affossamento delle particolarità, in senso positivo, naturalmente. Ecco, vorrei sapere e chiedere se qualcuno vuole proporre domande, approfittare del dottor Nenni Quirito per porre quesiti eventuali su queste due conferenze molto interessanti che lui ha tenuto qua da noi. Ecco, tra i presenti sia qualcuno che adesso non vedo nessuno. Ecco, la vicepresidente Nadia Scapini ha dovuto allontanarsi perché ha avuto un impegno improvviso e che ha lasciato un messaggio, e quindi se non ci sono richieste di approfondimento, naturalmente sarebbero sempre possibili domande di approfondimento, ma per non abusare del tempo e anche del dottor Nequirito, noi lo ringraziamo. Adesso chiudiamo, concludiamo questa conferenza, e questo appuntamento è stato molto interessante, anche il primo, naturalmente. E lo rivolgiamo al dottor Nequirito il più sentito ringraziamento per avere
diciamo, accettato di conferire, ecco, sugli argomenti che lui conosce molto bene. L'ha fatto molto volentieri, era un po' fuori allenamento, quindi, come certo. dicevo la volta scorsa, è stato un po' un rientro. Ecco, un'ultima cosa brevissima che mi ha colpito molto, la ritrosia in Val di Rabbi, a concedere la visione, mi sembra la consultazione dei vari statuti e della documentazione d'archivio. E mi chiedo tra l'altro se non sia anche, come dire, sarebbe auspicabile una digitalizzazione di tutto il materiale, di tutti gli archivi sparsi in giro per il Trentino, perché il tempo non reca vantaggio alle carte, si corrodono, l'umidità, le varie fattori che comportano e proprio l'alterazione di questi documenti. È un peccato che poi gli storici futuri non abbiano... Soprattutto sì. Se non vengono conservate in sedi, ecco, idonee, perché adesso, insomma, io ho lavorato in quel settore lì, vengono richieste molte, molte, molte l'idoneità dei locali. E tanto. Oddio, guardi, quello che ho detto io prima riguardo alle consultelle di Rabbi potrebbe anche essere sbagliato. È quello che so che si è tentato in questi incontri ai quali partecipavo anche io quando avevo tempo, si svolgevano ogni novembre, due giornate, mi pare, di studio presso questo centro Demani Civici e Proprietà Collettive collegato alla Facoltà di Economia. E ogni anno cercavano di chiamare esponenti trentini, e non solo trentini, peraltro, di tutto l'arco alpino e anche del resto d'Italia, e per raccontare un po' le loro vicende, soprattutto le difficoltà col presente. Mi pare che lì con Rabbi non si è mai riusciti a agganciare. Dovrei chiedere al mio amico, il dottor Alberto Mosca, che è di quelle zone, perché non ho mai parlato con lui, se è vero che sono così resti a... pubblicizzarsi, insomma, potrebbe anche non essere vero. Sì, l'importante sarebbe assicurare la conservazione corretta di questi documenti. La digitalizzazione permette, ad esempio, di evitare la consultazione diretta, che è anche questo un fattore di scadimento. Il documento viene spesso rovinato, in alcune biblioteche si può andare solo con la matita, i guanti, no? Proprio per non alterare, per non rovinare le carte, diciamo, e quindi avrebbero anche interesse, digitalizzando, ormai è un'impresa molto, molto facile da realizzare, insomma. Quindi, guardi, che poi è una mia supposizione che esista della documentazione da parte di questi presidenti. Lì ho messo l'elenco delle consortelle, e se si guarda nel sito, ad ogni consortella, per ogni consortella c'è un presidente, e mi sembra strano che non ci sia nulla, però ecco, questo non lo posso dire, perché potrebbe anche essere assente la documentazione originale, no? Certo. Sinceramente, a quel punto di vista lì non ho delle... Sì, sì. Vabbè, certo, se non c'è la proprietà, la possibilità di accedere, non si può neanche stabilire che cosa c'è, se c'è qualcosa e che cos'è, insomma, chiaramente. Certo. Infatti. Bene, allora di nuovo grazie e buona serata, e a risentirci in futuro. Buona serata a lei, grazie. Grazie molte. Ne approfitto per portarle i saluti, che l'ho incontrata proprio mentre mi recavo qui, la mia collega, la dottoressa Roberta Arcaini. Ah, grazie, ecco, grazie. Sì, proprio... sì, noi faremo un'iniziativa anche la primavera prossima con la dottoressa Arcaini, di presentazione in tedesco dell'un esperimento che stiamo organizzando per l'associazione Rosmini. Va bene. Bene, di nuovo grazie. Grazie a lei, arrivederci. Posso chiudere?